Hai fatto attenzione prima di attraversare la strada? Fai ballare l'occhio. Fai così, mettere le mani. Che te lo dico a fare? Già sai quello che devi fare. Non farlo per me, fallo per te. Perché un giorno potresti trovare il tuo socio in affari, oppure peggio, la tua compagna, che ti dice una cosa di questo tipo. È meglio che spartiamo sulle capre. Spartiamo. Dividiamo. Su. Sopra. Le capre. Non ne facciamo una questione di lana caprina. Di lana caprina. La capra non fa lana, lo fa solo la pecora, e quindi lana caprina è, come dire, un qualcosa di artificiale, di inventato, di non esiste. Ok, la lana caprina è chiara. Ora vediamo come possiamo usare il potaverb spartiamo su le capre. Può essere usato in senso aziendale. Uè, bel fieu, stai calmino con la carta di credito aziendale, altrimenti è meglio che spartiamo su le capre. Può essere usato in senso narrativo. Ti ricordi Francesca e Paolo? Si sono spartiti le capre. Può essere usato in senso familiare. Devo spartir su le capre con fratelli e sorelle il prima possibile. Spartire sulle capre significa dividere i beni, ma anche lasciarsi definitivamente. Eccotelo in lingua originale. Sparti sole capre. Nel bergamasco? Parti ho i capre. Siamo certi, amico milanese, che al briefing dei soci di domani potrai usare l'efficacissimo potaverb. Uè, barlafus, se non ci diamo una regolata entro Pasqua a spartire sulle capre, è un attimo. Donaci un like e facci sapere com'è andato il briefing. Ciao, vado dall'avvocato per spartire sulle capre.